Ecco la prova finanziaria che ci forniscono i grafici finanziari che l'inflazione è una tassa occulta che colpisce più il ceto medio-piccolo che non i ricchi. Buongiorno a tutti, stiamo aspettando tutti la Federal Reserve. Questa sera il comitato operativo della Banca Centrale degli Stati Uniti deciderà sui tassi di interesse. È molto probabile un rialzo di 75 punti base rispetto a uno scenario meno probabile rispetto a quello di 100 punti. Ho chiesto anche su Twitter un sondaggio e state rispondendo appunto per la maggior parte dei casi dei voti appunto sulla linea dei 75 punti base. E in attesa però di questo dato, che chiaramente è il market mover del momento, vorrei farvi vedere questo grafico perché a mio avviso è appunto la prova finanziaria che l'inflazione inizia a fare dei danni nell'economia, cioè a portare un rallentamento nell'economia, e quindi quando questo rallentamento c'è vengono colpiti più chi ha meno difese, chi ha meno barriere, chi è più esposto sostanzialmente. Chi non può difendersi anche lato mercati finanziari perché ha pochi risparmi, ha poca liquidità, eccetera, eccetera, e quindi il ceto medio-basso. Ma salvo bando alle ciance, andiamo a svelare il mistero di questo grafico. Questo grafico è un grafico di forza relativa tra due titoli azionari, il primo Hermes e il secondo Walmart. Potete replicarlo anche scegliendo, a mio avviso, altri titoli. L'importante è che la categoria sia al numeratore un titolo di un'azienda importante che opera nel settore del lusso e al numeratore un'azienda importante che opera all'interno della distribuzione retail, non discount, ma retail. Diciamo così, tradizionale, come può essere Walmart, come può essere anche Target, perché infatti ho replicato lo stesso grafico di forza relativa mettendo al denominatore anche Target oltre che Walmart, e il risultato è sostanzialmente lo stesso, ovvero che da maggio, dal periodo quindi di maggio, i titoli del lusso stanno avendo una forza relativa molto più importante rispetto ai titoli della grande distribuzione retail. Quindi sono più forti i titoli del lusso rispetto alla grande distribuzione retail. E questo cosa significa? Significa sostanzialmente che chi ha più soldi, diciamo così, i ricchi, sta continuando a comprare beni di lusso, perché le trimestrali di queste aziende che stanno uscendo stanno battendo le attese, non stanno certamente deludendo l'outlook degli investitori, degli analisti, mentre invece stanno andando male le trimestrali di queste aziende, come ultimo il caso di Walmart, che invece sono concentrate, il cui business è focalizzato sulla distribuzione di retail. Quindi vuol dire, in parole povere, che il ceto medio-basso, colpito dalle azioni della Federal Reserve nella prima parte dell'anno, dal rialzo dei tassi, eccetera, eccetera, è colpito dall'inflazione che potrebbe dare segnali di rallentamento, ma è ancora in pieno corso di maturazione, quindi sta causando quindi danni. Stanno rallentando sostanzialmente i consumi, li stanno anche spostando in altre aziende, magari del discount, come vi ho fatto vedere in un precedente video. Però fondamentalmente è il fatto, questo qui ci dice che da un lato i ricchi non stanno patendo, stanno patendo meno l'inflazione, dall'altro il ceto medio-basso, quello che poi impatta più con le proprie scelte, perché quantitativamente e numericamente più corposo,
impatta proprio l'andamento dell'inflazione. Quindi per andare ad abbassare l'inflazione, sostanzialmente bisogna andare lato Federal Reserve a colpire il ceto medio-basso, il ceto medio-basso è quindi sostanzialmente quello che ha meno difese, quello che poi va con il proprio calo dei consumi a determinare il calo dell'inflazione che sembrerebbe alle porte. Infatti vi ho già parlato in precedenza del fenomeno della disinflazione che è probabilmente in corso e lo vedremo nei prossimi mesi. Quindi questo grafico di forza relativa ci fa capire che l'inflazione sta facendo i suoi danni, sta facendo i suoi danni, sta facendo rallentare i consumi da parte del ceto medio-basso e quindi non invece per quanto riguarda il lusso che ha una forza relativa nettamente più ampia, direi esplosiva da qualche mese a questa parte. Settore che comunque aveva sofferto nella prima parte dell'anno, questo dobbiamo anche dirlo, se andiamo ad espandere il grafico, perché nella prima parte dell'anno invece la forza relativa era per i retail, il lusso non stava andando tanto bene perché ricordiamo che il lusso è collegato molto molto alla domanda dei paesi emergenti, dove c'è una quota di nuovi ricchi molto importante, molti consumatori di beni di lusso. Se andiamo infatti poi a vedere il grafico dell'azionario dei paesi emergenti, scopriamo che questo grafico è in forte calo, quindi nonostante appunto non sia il momento di maggiore exploit, di maggiore domanda per il settore, perché lo dimostra, vedete, l'indice azionario dei paesi emergenti che è comunque in difficoltà, è una evidente trend line ribassista, la forza relativa in questo momento del lusso è superiore ormai da qualche mese rispetto ai retail perché le grandi catene iniziano ad avere un grande calo della domanda perché l'inflazione erode il potere d'acquisto in particolare di quelle famiglie che non hanno alternative per andare a controbilanciarla, magari attraverso degli investimenti finanziari in grado di coprire dall'inflazione, eccetera, eccetera, e quindi la si subisce in toto, si subisce in tutto la svalutazione del proprio reddito rispetto appunto a quello che è il valore della moneta che svilisce, quindi l'inflazione che si va a subire in toto. Sapete che a me piace appunto spesso andare ad analizzare la forza relativa e quindi in questo video ho voluto farvi vedere appunto questa forza relativa tra questi due elementi, un'azione nel moratore relativa al comparto del lusso e un'azione invece relativa al comparto della grande distribuzione retail. A mio avviso, appunto, questa inversione di trend vuol dire che a questo punto, in questo momento, da qualche mese a questa parte, da maggio in particolare, i retail hanno mollato un po' la presa, i danni dell'inflazione si sono fatti sentire e quindi a un certo punto hanno cominciato a ridurre i consumi e quindi sostanzialmente il lusso, per quanto non se la passi nel suo momento migliore, perché la domanda dei ricchi dei paesi emergenti non è esaltante, però ha recuperato forza relativa in questo momento nei confronti del retail, e questo la racconta tutta, perché nella prima parte dell'anno c'è stata questa inflazione importante, però poi non è che è immediato l'effetto, chiaramente si vede un po' la resilienza delle varie fasce reddituali a questo contesto mutato, questo contesto di inflazione importante. Dopo un po' però si cominciano a vedere gli effetti nell'economia reale, nelle scelte, quindi questi effetti che si possono vedere, a mio avviso, andando ad analizzare la forza relativa tra due titoli, uno del lusso, ma potete anche farlo e provare, sperimentare con altri titoli dello stesso settore e titoli invece
della grande distribuzione. Ecco, volevo solo condividere con voi oggi questo aspetto, a mio avviso è importante e sarà da monitorare nelle prossime settimane questo grafico, proprio per andare a capire appunto fino a dove questa divergenza, questa forza relativa in questo momento girata nuovamente a favore del lusso sul retail si prolungherà, perché anche da questo poi dipenderà evidentemente il discorso della recessione, il discorso del momento più basso, quindi il fondo dal punto di vista dell'economia, ed eventualmente poi anche lato investimenti finanziari di ricerca del bottom, che viene di solito prima del momento più basso della recessione, da parte degli investitori del mercato azionario. In attesa della Federal Reserve di questa sera, io vi saluto, vi rimando anche ai miei articoli sul Sole 24 Ore, dove sto approfondendo questi e tanti altri temi. Domani approfondisco in particolare il tema della liquidità dei fondi, che in questo momento è alle stelle, e quindi può indicare che essi sono pronti per dare benzina a eventuali trend di mercato. Vi invito anche ad iscrivervi al canale con il clic sulla campanellina per avere l'avviso, la notifica di quando pubblico nuovi video, tutorial che vanno un po' a complemento degli articoli che scrivo su Sole 24 Ore. Anzi, cerco di fornire in questi video un po' di nozioni proprio per facilitare poi anche la lettura degli articoli che lascio in descrizione. Alla prossima!